metropolitanismo, non la piccola Lombardia che tiene fuori le merci, tiene fuori, no, la Lombardia di cui i lombardi prendono merce ovunque, scambiano merce ovunque. La Svizzera in questo è molto interessante, è un paese dove, se ci pensate, c'è il massimo localismo possibile. Il giornale Canton Ticino, che vi apprezzo, però parla di cose che a volte sono per uno abituale agli italiani, fanno quasi ridere, perché sono veramente locali, e insieme la massima cittadinanza del mondo. Voi andate in posti come Ginevra, dove c'è la società, dove c'è la Croce Rossa internazionale, una cultura cosmopolita, c'è il mondo intero senza frontiere e lo Stato diviso nella maniera in cui fa meno danni possibile, nel modo più piccolo. C'è un altro giro di domande, cominciamo con Carlo Caresana, che è coordinatore regionale di Fare Internazionale, neo-coordinatore. Grazie mille. Innanzitutto volevo suggerire al signor Dell'Acqua che, se non sa per chi votare, se non sapeva per chi votare, adesso può sapere per chi votare, votare per Fare Internazionale di più. Allora, io anche oggi non riesco a farmi un'idea di quale sia il concetto di federalismo applicabile in Italia, perché se dobbiamo sempre citare l'esempio svizzero, la Svizzera, cioè, dimentichiamoci che ha 8 milioni di abitanti con 26 cantoni, vuol dire che ogni cantone gestisce 300.000 abitanti di media. Se la portiamo all'Italia, vuol dire che avremmo 200 cantoni in tutta l'Italia, sarebbe più dei grandi ducati, c'erano quei ducati comuni. Che tipo di federalismo in Italia, macro regione, io non ho ancora capito quale sia. Dato per scontato che il federalismo ci serve, io non ne sono così convinto, però diamo per scontato che il federalismo sia la panacea di tutti i mali. In che modo lo applichiamo in Italia? Anche la Svizzera, oltretutto, è una società chiusa, la sua moneta, tu non puoi entrare, non puoi comprare case, c'è cioè un sacco di limitazioni. Io ci vado da 40 anni, sono benissimo in difficoltà di uno straniero in Svizzera. Quindi è questo, io continuo a parlare di federalismo e non ho ancora capito come si può applicare correttamente in Italia, conoscendo appunto anche la nostra cultura, la nostra alimentazione, la nostra diversità interna, cioè, come efficacemente si possa applicare il federalismo. Grazie. Adesso passiamo ad Anna Maria Marazzi, consigliere comunale della Lega Nord. Io resto seduta, scusate. Allora, intanto tantissime risposte mi sono state date nella prima tornata. Io avrei qualche altra domanda. Intanto sono d'accordissimo con Franco Dell'Acqua quando dice che assolutamente va fatto un passo non da gigante, ma di più dal punto di vista culturale. Se non impariamo a renderci conto che noi non siamo sudditi, ma siamo sovrani e dobbiamo quindi pertanto assumerci le responsabilità. Quindi sono assolutamente d'accordo con te, Franco. Forse questo tipo di dibattito dovrebbe essere svolto molto molto più frequentemente. Ringrazio comunque chi ha fatto questo, chi l'ha organizzato. La seconda cosa che mi manca in questo momento è la controparte. Come voi sapete, il partito a cui io appartengo, e faccio un piccolo inciso, conosco il Paglia da una vita, ci siamo trovati su nei palchi a cantare il pensiero insieme, come ricordavamo prima. Detto questo, io ho un enorme rispetto per i pensieri di chiunque, assolutamente, e credo che soprattutto chi svolge un compito politico, da piccolo politico, anche a livello locale, deve sapere con quanta umiltà si debba vestire e capire le ragioni degli altri, magari poi per confermarsene, e la tutela di qualsiasi cittadino al di là dell'appartenenza politica. Questa sera giustamente mi manca una figura. Come voi sapete, noi non siamo per il mantenimento dell'euro. Per quanto riguarda, quindi, magari abbiamo un bellissimo, qui mi ricordo ancora, Renate nel cuore, abbiamo una bellissima sede che è l'Urban Center di Annate, dove già abbiamo fatto un discorso a livello sanitario regionale. Mi auguro di vedere uno sponsor anche attraverso loro per vedere un confronto tra chi sostiene l'euro e chi invece non lo sostiene, proprio perché i cittadini siano sudditi e possano capire. Benissimo. L'altra cosa invece, un paio di domande.
dire, vissuto all'estero è stato attraverso Miglio. Miglio è stato per me un po' come una cosa stranissima da sentire in un paese che avevo lasciato dormiente, che trovavo ancora più morto di prima, al mio rientro dopo 20 anni all'estero. Quindi il federalismo di questa sera ha tante sfaccettature, tutte sono valide, assolutamente, mi ritrovo in tutto. Vi posso assicurare però che io, da convintissima europeista, io sono assolutamente anche una famiglia europea, ho figlie con doppia nazionalità britannico-italiana, ho vissuto qui nell'estero, quindi io sono assolutamente pro-Europa, però non questa Europa. Allora, io vorrei porvi due domande, ancora poi mi fermo. Qual è il vostro pensiero per quanto riguarda, in questo momento, con l'attuale situazione, nel momento che noi siamo chiamati a votare per questa Europa, della Banca Centrale, del Fiscal Compact e di quello che potrebbe essere poi una, non dico rivelazione, ma un rialzo della situazione del welfare di cui voi un po' tutto avete già accennato? Io vorrei capire un attimino perché noi dovremmo votare ancora un'Europa che non gestisce il welfare, non solo la legalità, non solo la scolarità, con un alto livello medio per tutti. Grazie. Allora, altro intervento, poi un altro, perché abbiamo finito. Allora, Mauro Gargaglione, prego. Sì, io magari posso anche non usarlo perché un tono di voce abbastanza... No, no, ma sentite. Si deve sentire la registrazione. Ah, no. Io ho ascoltato gli interventi di esordio di Giancarlo Pagliarini e di Chiara Battistoni e ho detto, mi stanno descrivendo un'Arcadia, una cosa bellissima, meravigliosa, cioè popoli diversi che si mettono insieme a collaborare, cioè, ma questo, cioè sono nati diversi, hanno deciso di mettersi insieme dopo 5 secoli, ecco il risultato. Vediamo l'Italia, quei pochi o tanti che ci sono oggi in Italia, che hanno voglia di libertà, dovranno venire alle mani con questo governo. Cioè non si può ipotizzare un federalismo in cui diversi si mettano insieme a lavorare in Italia, secondo me non è molto realistico, è molto bello dal punto di vista culturale, però a un certo punto il milione di votanti veneti sul plebiscito quello digitale che si sta facendo in questi giorni, per adesso il governo, lo Stato fa finta di niente, sono robe folcloristiche. Poi qualcuno magari dirà, sapete cosa c'è? Da domani smettiamo di pagare le tasse. E allora qualcuno comincerà un attimo a ingrifarsi, come si dice in acque. E a un certo punto lì poi si arriva al muro contro il muro, perché ci saranno da una parte i celerini e dall'altra parte quelli che vogliono continuare a non pagare le tasse, perché in Svizzera non c'è nessun cantone che mantiene un altro. Quindi il federalismo svizzero è un'Arcadia per gli svizzeri. Ma in Italia, purtroppo, io prevedo che se questa cosa non finirà come si chiamavano quelli che sono andati sul campanile di San Marco, se è una cosa che non finisce nello stesso modo dei Serenissimi e poi se ne riparlerà tra 20 anni, ok, bisogna venire alle mani, per forza, non terzo, non dato. È vero che dobbiamo continuare a fare culture e a capire che cos'è il vero federalismo, però è anche vero che realisticamente quel federalismo che immaginiamo in Italia non ha consolidato. Bisogna fare a botte se ci sarà qualcuno che se la sente di farlo. A differenza di quello che è successo quando nacque la Lega, il detonatore oggi non è qualcuno che dice se c'è. Il detonatore può essere proprio i quattrini che sono finiti. Ok? Quando i quattrini sono finiti, voglio dire, come diceva la Thatcher, il socialismo è bello finché durano i soldi degli altri. Ok? E poi finiscono i soldi degli altri ed è finito il socialismo. Mi auguro che succeda la stessa cosa per la Repubblica Italiana.
ma la cosa non sarà indolore, non sarà un processo culturale, graduale, in cui la gente comincia a dire decentriamo, facciamo delle piccole dosi omeopatiche. Qui ormai la situazione è drammatica, questo Stato è fallito, da qui dobbiamo partire. Poi ovviamente la cultura, cioè ogni volta che sento Pagliarini un po' più spesso, Battistoni un po' meno, è gioia per le mie orecchie, è cultura, ma non è riportabile qui, faccio prima ad andare lì, ci sto provando. Infatti sono le troppe affascinanti che ci siamo invitati. Allora, io farei ancora due domande e poi fate le risposte. Allora, prossima domanda è di Natascia Finotto, che facciamo. Devo dire che l'amico ha fatto, volevo fare esattamente una domanda, volevo chiedere qualche osservazione su questo fatto di cui nessuno ne parla, la stampa nazionale, ma è un fatto secondo me molto importante. C'è questo referendum che è stato indetto in merito, che dura domenica prossima, se non sbaglio. I dati di oggi hanno già portato 1.200.000 persone. Io non so se questo dato è vero, ci sarà un po' di taroccamento, un po' di brogli, però mettiamo che non siano 1.800.000 persone che sono andate a votare. Secondo me, se sono andate a votare, hanno votato sì, se no saranno a casa. Ecco, è un fatto importante, è vero che noi parliamo di un altro tipo di federalismo, però queste persone sono andate a votare, sono incazzate nere. Cioè, come la vediamo noi questa cosa? La giovane qui ha parlato dell'alcalde, eccetera, però ha sollevato un problema vero, lo facciamo che non le mani, non so, perché poi il quesito del momento, non è il quesito, la presentazione di questo referendum, alla fine diceva, tanto qui se non ci danno ragione, vuol dire che fare uno sciopero fiscale. Su questo io penso che in questa stanza, penso che il 98% siamo tutti d'accordo, va bene, d'accordo. Però l'amico giustamente dice, sì ma ragazzi, facciamo il sciopero fiscale, ma vuol dire che poi ci mettiamo contro il punto, cioè, non ci sono i cederini, c'è la fessia. Ecco, questa è una cosa importante, visto che la stampa nazionale parla del marito della Mussolini, ma non parla di questa cosa qui. Ieri ha detto che a lui piacerebbe che il 75% delle tasse rimanessero sul territorio, ma purtroppo le leggi non le fa lui, le fanno a Roma, che ci può fare? Sapeva anche in campagna elettorale. Un portiere che ha messo la questura per fare la secessione, non lo so io. L'ultima domanda da Claudia Arena. No. No, la mia domanda è velocissima. A parte che Natascia ha ragione, la Finotto, dicendo che la stampa non ne parla, ma ovviamente sappiamo tutti che è fatto apposta. È molto semplice. Stasera vi ho sentito il fil rouge, mi sembra che unisca tutto, e che manca una cultura fondamentalmente in Italia. Quindi io vi chiedo, poiché la cultura non si può imporre per legge, secondo voi come si può fare proprio per cambiare la cultura di questi italiani? Ultima considerazione, per fare lo sciopero fiscale non c'è bisogno di andare in piazza, quindi il problema dei cedernero si aggirerebbe. Il problema è che le persone fanno tutti i rivoluzionari da tastiera su Facebook, poi quando c'è da fare qualcosa di concreto hanno paura. Uno dei modi per fare cultura è anche fare questi eventi, queste discussioni, questi dibattiti. È uno dei modi. Prego. Visto che è stato osservato che Chiara la si vede un po' meno spesso, direi che parte lei a rispondere. Lungo elenco di domande, magari non riuscirò a rispondere a tutte. Solo cinque. Vabbè, ma devo dire che tutte hanno un punto in comune. La prima era qual è il federalismo da adottare in Italia, ma parto da questa, vi do il mio punto di vista che forse aiuta anche a collegare poi tutte le altre osservazioni che sono emerse dalle altre domande, che poi riprendono sempre il tema della cultura. Non c'è una ricetta standard per costruire un modello federalista, ogni paese trova la sua via. Ad oggi non esiste una soluzione
applicabile. E dobbiamo anche uscire dall'equivoco che citando la Svizzera si porti sempre come modello il federalismo svizzero. Lo si fa perché è un modello che funziona, che ha dimostrato un'elevata resilienza, un'elevata agilità, quindi è capace, ha dimostrato di saper sopravvivere a urti particolarmente violenti, meglio di tanti altri sistemi. Quindi questa è già una prima indicazione importante. Ma l'elemento che emerge, osservando quel paese e pensando a noi, è che il federalismo, quando è strutturato sulla base di quelle tre direttrici che vi dicevo, comporta una costruzione, è una sorta di cantiere sempre aperto. Noi questo è un concetto che nel nostro modo di vedere la politica e il paese non abbiamo nella maniera più assoluta. Cioè per noi quello che è detto è scolpito sulla pietra e mai si cambia, mai si potrà cambiare. Non è così. Il federalismo insegna, proprio perché è legato alla responsabilità dell'individuo e alla responsabilità del territorio, dei popoli, chiamiamoli come vogliamo, insegna a cambiare costantemente. Questo vuol dire osservare la realtà e riuscire ad adeguare le nostre buone pratiche sulla base di ciò che succede. Questo non accade nel nostro paese. Noi abbiamo una visione immanente e appunto incapace di cambiare di qualsiasi approccio. Lo vedete nel dibattito politico. Si dice che le ideologie sono state superate, qui si aprirebbe tutto un altro dibattito, apriamo e chiudiamo la parentesi, ma in realtà torniamo sempre a ragionare secondo schemi predefiniti. Non riusciamo a ribaltare il modo di il paradigma che dicevamo prima. Si riuscirà a farlo? Io sono abbastanza fiduciosa e penso che il cambio di generazione determinerà probabilmente già nei prossimi anni un cambio radicale di cultura. La nuova generazione è una generazione che vede le cose in maniera diversa. Quando si saranno superate alcune resistenze, probabilmente si comincerà ad avere una visione più aperta. E allora approcci di questo genere saranno un po' più nelle corde anche nel nostro paese. Non credo molto alle soluzioni violente, anzi non ci credo proprio. Ci ho mai creduto e continuo a sostenere che non sia quella nella maniera più assoluta la via. Ci potranno essere situazioni più o meno di tensione, ma non penso che arriveremo a cambiare il paese per quelle strade. Mentre credo molto nel cambio di generazione e nel cambio di cultura. Qualche segnale arriva già adesso, nonostante si può apprezzare o meno tutto quello che sta capitando, però i segnali ci sono. Questo tentativo almeno di individuare delle buone pratiche, di applicarle, di confrontare con modelli diversi. Certo, è un federalismo rudimentale se lo paragoniamo ad un sistema realmente federalista, ma poi alla fine si arriverà anche per un altro motivo. Guardate, il federalismo è sul di là degli approcci amministrativi, di governo, eccetera. Ha le radici nel modo stesso in cui funziona un organismo vivente. Questi erano gli studi, è stato citato Gianfranco Miglio. L'ultimo periodo di Gianfranco Miglio è stato dedicato a questi studi. Li ha solo accennati, non è riuscito poi ad approfondirli. E sono rimasti purtroppo un po' così, nel limbo. Nessuno ha mai ripreso quell'eredità e ha avuto la possibilità di approfondirli. Ma se noi studiamo gli approcci federalisti partendo da analisi di un corpo, per esempio del corpo umano, di qualsiasi sistema biologico, ci rendiamo conto che quell'approccio fatto di valorizzazione delle diversità è l'elemento chiave. Io ho già avuto occasione qualche volta di dirlo. Pensate al nostro corpo umano. Un polmone non si metterebbe mai a fare quello che fa il fegato piuttosto che lo stomaco. Adesso dico una scemenza delle 11:30, ma per farvi capire, ho visto l'ora tarda, ma per farvi capire che la specializzazione e la sovranità anche nella funzione sono elementi determinanti. Allora prima o poi si arriverà a sistemi di quel genere, perché sono quelli i sistemi che garantiscono la possibilità di cambiare, hanno la resilienza e l'agilità necessarie per sopravvivere a situazioni di, è stato citato prima, di forte incertezza. È un approccio, un traguardo, secondo me, inevitabile. Come ci si arriverà? Strada lunga, strada corta? Io mi auguro che la strada non sia infinita. Spero di arrivare vecchia a vedere qualcosa. Probabilmente no, perché il cambio avverrà con una, due, tre generazioni. Però dobbiamo crederci. C'è un sogno su cui dobbiamo puntare, su cui dobbiamo lavorare. Ed è questo poi quello che fa la differenza tra il politico che dà le indicazioni e il tecnico che poi applica questi aspetti. Quindi questa è la risposta che vi ho dato, potrete dire, evanescente, aria, cioè aria fritta, sono ancora altre parole,
cosa fare. Di fatto è, racchiude un po' anche gli altri interventi che ci sono stati relativi alla cultura, al cambiamento della cultura. Ricordate che poi, lo sapete anche meglio di me, il cambiamento culturale in un paese richiede come minimo due generazioni. Non c'è modo di forzare in maniera diversa la cultura di un paese. E noi troveremo la nostra strada. Abbiamo tanti riferimenti, li abbiamo citati. Qualche volta guardare, ispirarsi, serve per trovare qualche indicazione che possa essere applicabile da noi. Noi abbiamo una ricchezza straordinaria, i nostri comuni, che sono la base, guarda caso, del federalismo. Ne sentiamo parlare sempre più spesso, dei comuni. Ma questa è la vera ricchezza straordinaria del nostro paese. Il cambiamento può partire proprio da lì, perché è il punto più vicino al cittadino. Quindi tutti questi discorsi culturali che dicevamo sono fondamentali, perché è lì che la cultura si trasforma in operatività, in progettualità politica e amministrativa. Quindi è l'elemento da cui forse si riuscirà a ripartire. Mi chiudo qui perché porto il microfono. Brava Chiara. Questo discorso della cultura è veramente avvincente, però è vero, c'è un cambiamento culturale, un approccio diverso nel federalismo. Però non vorrei esagerare più tanto, nel senso che non possiamo pensare, non possiamo avere una visione marxista, per cui aspettiamo l'uomo nuovo per fare il federalismo, capisci? Capite? Non è una condizione, detto per punto di vista, io posso solo considerare che la cultura, tra virgolette, italiana, ma delle culture, no? Che sono anche un valore, sono tali perché sono inserite in un contesto che è quello del. In uno stato fatto in un certo modo, per cui le persone si comportano in un certo modo. Allora direi, è vero che la cultura comunque cambia, anche se non vogliamo, perché la nostra cultura non è quella di 200 anni fa. Quello che dobbiamo cambiare è il comportamento, e questo può cambiare molto rapidamente. Forse la signora che è stata per anni all'estero lo sa, quando noi andiamo all'estero, improvvisamente ci comportiamo in maniera diversa. Okay. Siamo confrontati con regole diverse e che anche nel contesto vengono fatte rispettare. Questo ci basta a non passare col rosso, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me, quindi, l'approccio del federalismo, che è un complesso diverso di regole, quindi la Costituzione e tutta una serie di, non è solo la Costituzione, ma di leggi, di regolamenti, di per sé implica un comportamento diverso. Io sono convinto della teoria dei giochi e so che le regole influenzano il comportamento dei giocatori. Io non gioco a dama se con le regole euristiche degli scacchi, perché perdo subito, ecco. Quindi sono obbligato a comportarmi in funzione delle regole, perché certe regole mi inducono automaticamente a fare una cosa e non fare un'altra e viceversa. Allora, quello che è importante è vedere cosa nel federalismo induce un cambiamento nel comportamento del cittadino che in uno stato particolare come quello italiano magari cerca di fregare anche la scorza di limone per arrivare a casa tranquillo e contento perché l'ha fatto, mentre in un contesto federale cambia automaticamente il comportamento perché le regole sono, diciamo, self-enforcing, cioè ti automaticamente ti portano a comportare in modo diverso. È un modo, poi dopo la cultura cambierà giustamente anche con due generazioni, ma il comportamento lo cambi subito. Io vivevo in Italia, sono andato in Svizzera, dopo una settimana ho già capito che era tutto diverso e mi sono adeguato a comportarmi in maniera completamente diversa. Non solo per i semafori o altre cose, ma per tutto, perché ti rendi conto che hai uno stato diverso. Poi dopo il problema sembra quasi un problema di uomo, di uomo e di gallina. Cioè, dove cominciamo? Se questa classe politica queste regole non vuole mettere, noi siamo lì e non le avremo mai, quindi non potremo comportarci diversamente. Però, diciamo, il discorso del federalismo nasce quando c'è un grosso pericolo. Di solito storicamente i patti sono stati fatti in condizioni veramente di stress, no? Gli Asburgo che arrivavano, piuttosto che le guerre civili, gli Stati Uniti, eccetera. Noi siamo in una condizione, l'Italia in questo momento è in una condizione di stress e di pericolo. Potrebbe essere il catalizzatore che fa sì che stiamo uniti in maniera diversa. Potrebbe, non è detto, però diciamo. È una possibilità. Preferisco questa che avere Putin o altro che un altro che vai in giro. Grazie Francesco. Dai, faccio.
faccio. Un'ultima battuta veloce e poi. Sì, cercherò di rispondere brevemente alla domanda politica, visto che c'è stata fatta la domanda relativa alle elezioni, come ci poniamo su quei temi, giusto rispondere, non mi sottrarlo. Banca centrale, fiscal compact e welfare. È molto bello quando si è messa assieme, perché lì si capisce già qual è il timore, la percezione, cioè che sostanzialmente, così come è strutturata l'Europa adesso, ci impoverisce dal punto di vista delle possibilità sociali. E poi è molto bello anche perché c'è la banca centrale, che è forse l'unico organismo veramente simile adesso a un organismo federale, fiscal compact, una cosa decisa a livello intergovernativo, a livello europeo, che poi dopo tre chiavi dei singoli stati, il welfare che invece è in mano solo esclusivamente agli stati. E qui ritorniamo sempre al solito punto, abbiamo la banca centrale che non è in grado di fare la banca centrale, perché non ha uno statuto che gli permette di fare la banca centrale, ma non glielo si poteva nemmeno dare uno statuto che gli permettesse di fare la banca centrale se non ha un governo rispetto a cui farlo. Abbiamo un fiscal compact che è la pezza messa su per cercare di far quadrare le cose, che ha comunque dei principi positivi, perché mettere delle regole che ci impediscano di sforare sono corretti, e il contraltare però è che se non hai la contropartita a livello federale, alla fine stringi, tagli sul welfare. Quindi se non vai a completare la banca centrale con il governo federale, se non vai a sostituire la decisione sul fiscal compact o bilanciarla con un governo federale che abbia un budget, e non vai a portare alcuni elementi di welfare, mi verrebbe in mente in realtà anche per esempio il sussidio di disoccupazione, che visto che è un governo federale con le sue decisioni politiche agevola di più o di meno una zona o l'altra, sarebbe giusto che si prendesse la responsabilità, di pagare poi lui il sussidio di disoccupazione se genera disoccupazione in una zona, sono tutte cose che devono essere affrontate. E organicamente noi le affrontiamo come Partito Federalista Europeo, come scelta europea, assieme ai nostri alleati di fare e gli altri alleati. Però lì si va a parlare, noi la vediamo dall'alto. Perché sennò veramente, cioè se non si fa questo completamento, allora l'alternativa meno peggio che si trova è quella di tornare indietro. Perché così come siamo adesso non funziona. Grazie. Oltre ad essere velocissimo, vedrò anche, vista l'ora, di essere abbastanza, di sparare ancora più grosso, siamo almeno moderato di prima, così almeno anche scandalizzandoci tutti ci vediamo un po'. Allora, prima domanda, come si fa a applicare su un territorio come Italia un federalismo che funziona in Svizzera? Non si applica su un territorio come Italia, si applica su un territorio come la Lombardia o qualsiasi territorio omogeneo alla Svizzera. Non solo. Dirò di più, è vero, quale federalismo? Il federalismo svizzero non è il migliore, lo usiamo perché è abbastanza conosciuto e molto vicino. In Svizzera c'è un federalismo che è ancora più bello, che vorrei applicare a ogni territorio omogeneo, a quel tipo di territorio, che è quello del Liechtenstein, del Principato del Liechtenstein. Pensate che il Liechtenstein è così federalista in questo senso che il principe ha rifatto la Costituzione proponendo che ogni proprietà privata di un cittadino potesse avere il diritto di secedere dal Principato se lo voleva. Il Parlamento era più moderato rispetto al principe, allora ha fatto l'emendamento. No, i poteri privati no, però i singoli, le singole municipalità come Vaduz o altri possono secedere per votazione a maggioranza dal principato. Nessuno lo fa, perché proprio la spinta di poterlo fare tiene il principe come un buon amministratore di una sorta di SPA che è il Principato del Liechtenstein. Quindi potendo applicare a ogni territorio dell'Italia omogenea per grandezza e popolazione il federalismo del Liechtenstein, sarebbe molto meglio del federalismo della Svizzera. Arrivando invece alla domanda della signora, mi sono spiegato probabilmente male prima, essendo troppo moderato, appunto, vista che ora era meno avanzata. Non è vero che qui sono tutti a favore dell'euro. Io mi sono espresso male, ma io sono assolutamente contro l'euro. Non si è capito bene perché sono ancora di più contro la lira. Sulle tre domande, quindi semplicemente una questione di male peggiore. Sulle tre domande, molto diretto, banca centrale, abolirla, ma abolirle tutte. Negli Stati Uniti c'è un candidato alla presidenza degli Stati Uniti e congressman del Texas, si chiama Ron Paul, che ha fatto un bellissimo libro che si chiama End the Fed, che ha spiegato come la principale distruttrice di ricchezza negli Stati Uniti sia stata proprio la Federal Reserve, con la sua manipolazione dei tassi monetari che ha creato la crisi economica mondiale e con la sua inflazione continua che ha distrutto la base del dollaro. Fiscal compact,
è un second best, ovvero impedisce di fare il debito sono tasse, il debito sono tasse future. Quando uno Stato fa debito sta semplicemente spendendo quella carta di credito che poi è intestata a voi. Quindi sono tasse, semplicemente. Poi figli, cioè dipende da quando arriva il debito. Quindi impedire di fare debito è una cosa carina, il problema vero è che in realtà il Fiscal Compact non dice non fare debito e basta, cioè non dice non fare debito, scusate, tagliando le spese, dice non fare debito e basta, quindi se uno aumenta le tasse da adesso per evitare le tasse nel futuro non ha un grosso guadagno, anzi per prevenzione temporale forse meno i debiti perché magari io riesco a emigrare prima o muoio prima o lo Stato fallisce prima, quindi in realtà a livello di prevenzione temporale i debiti sono tasse ma forse sono meglio delle tasse di oggi, la cura del Fiscal Compact per cui ti tolgo il debito mettendoti la tassa adesso non è una grandissima idea. Sistema di welfare, non credo che il turismo sanitario che si crea dalla Calabria a Lombardia, che è all'interno di un sistema in cui anche se poco, comunque gli amministratori calabresi si vergognano, si devono vergognare di un sistema del genere, e anche se poco, è per quel poco che ci hanno fatto, gli amministratori lombardi si vantano, anche se è un merito loro, della società lombarda, del mercato lombardo, della sanità che c'è. Un sistema dove più omogenei è un sistema dove non si esporta in Calabria la sanità lombarda, ma un sistema dove si creano incentivi perché si possa esportare finalmente in Lombardia il sistema sanitario calabrese. Fare alle mani. Sono abbastanza d'accordo sul fatto che la cultura non possa salvare tutto in una situazione che sta degenerando rapidamente. Forse si farà le mani, non lo so. Quello di cui sono sicuro è che quando si fa le mani senza un retroterra culturale che porti buon senso, che porti logica e ragione e umanità, quello che succede è che vincono quelli che fanno le mani in modo più violento. Quando l'Argentina fallisce e si fa tutti alle mani, non viene fuori come un paradiso come la Svizzera, viene fuori uno Stato ancora più fallito, ancora più feroce, ancora peggio. Quindi se ci arriviamo o non ci arriviamo è importante comunque che le mani siano mosse da cervelli e i cervelli bisogna svegliarli prima che si muovano le mani possibilmente, se non ce la fa, se non ce la si fa bisogna svegliarli per dopo che si saranno mosse le prime mani. Ultimissima domanda sul referendum del plebiscito digitale, io vedo in realtà segnali positivi perché ho letto sulla stampa nazionale italiana dei vari tipi di uscite di derisione, tra i vari luoghi comuni che si usano in frasi fatte, la frase famosa secondo me è molto intelligente, quella che dice che prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, alla fine vinci, ed è una frase di Gandhi che secondo me l'ho sempre trovata empiricamente abbastanza valida, siamo passati dall'ignorare a deridere, probabilmente in qualche step ci sarà da combattere e poi eventualmente i venti liberi gestire da soli con i soldi. Io velocissimamente, anch'io al caro ho già risposto la Battistoni, ecco l'unica roba, non mi è parlato quando hai detto la Svizzera è una società chiusa, non sembra per niente chiusa, il Politecnico di Zurigo quanti sono 200 gli insegnanti del gruppo? Vengono, ci sono al Politecnico, che è importantissimo, tanti insegnanti che hanno dato tutto il paese, però questo la professione conosce molto, a me non mi sembra per niente una società chiusa, anzi è apertissima, è uno dei punti di forza, però non per comprare case, dico che non per comprare case, ogni cantone decide come vuole lui, questo non per comprare case. Se nel cantone A non puoi comprarla, non la compri, se nel cantone B la puoi comprare, la compri, è federalismo, è competizione e questo è il bello, che a me piace molto. Poi la si dice che mancava la controparte, è vero, però se ho capito bene fare questo incontro qui ed è molto positivo. Ecco, su welfare, due robe, in realtà non succede tra un anno o due, ma forse fra 50 o 100, non lo so, su welfare, lo Stato non c'entra un tubo. Pensioni. Le persone devono essere a capitalizzazione, uno durante la sua vita lavorativa a contare una calciatona. Lo Stato entrerà solo per garantire il minimo vitale a quelli che sono scemi e che non hanno pensato quando sarà un minimo vitale più basso possibile. Cioè le pensioni, uno lavora e pensa alla sua vecchiaia e poi i fondi pensioni ci fa la capitalizzazione. Quando la Lega, avevo detto che dobbiamo spingere per passare da ripartizione a capitalizzazione, purtroppo poi non se ne è parlato più, ci vuole una generazione per farlo e se cominciamo 20 anni fa, quando il taglio lo diceva, sarebbero già passati 20 anni. Per la sanità ci sono le assicurazioni, santo cielo, cosa c'entra lo Stato con le pensioni? C'entra niente.
Il fatto è che lo Stato ci considera sudditi, stupidi, e quindi è lo Stato che deve pensare alle nostre pensioni, lo Stato deve pensare. È una scemata. Il giorno che i cittadini saranno più consapevoli, pensioni e sanità non dipenderanno più dallo Stato, assolutamente. Avrai un problema di minimo vitale. Capite? Quindi si tratta proprio anche qui di crescere con la testa. Poi alla Claudia Arena, no? Che dicevi come si fa a cambiare la cultura italiana. Ecco, in realtà, e questo vale anche per il Carlo, io non lo so, ma se ci fosse un nuovo politico qualsiasi che dicesse le cose che l'Arcadia ha detto io, no? Per esempio, io sono federalista perché voglio che gli diversi lavorino, se dicesse robe del genere, io penso che magari tanta gente sarebbe d'accordo con lui. Se dicesse, signori, voi non sapete per chi votare, anche io non so per chi votare, certamente so per chi non votare. Se qualcuno dice, invece di dire quello che vuol fare lui, parla male degli altri, ecco, io per lui non voto. Ecco, se ci fosse un politico che dice queste robe, secondo voi, non servirebbe a cambiare la cultura? Secondo me sì, purtroppo il Boldrini è un genio, io per un ministro l'ho chiamato al ministero, lavorava gratis, però queste robe non le dice. Secondo me, lo dico io per i partiti che invece dire cosa vogliono fare, parlano male degli altri, perché gli altri li considerano avversari, invece di considerare gente che assieme a loro lavorano per i cittadini. E tu hai detto una cosa bellissima prima, quando dicevi tutti i politicanti non professionisti. Secondo me non deve esistere la professione di politico, però un politico che va in giro a dire qualcosa. Ma però se il Boldrini piuttosto che Matteo Salvini, piuttosto che chi volete voi, dicesse queste cose, non deve esistere il politico, bisogna copiare la Svizzera in questo. In Svizzera non trovano gente che si candida, perché lì non esiste la professione del politico. Tu, ma anche se sei parlamentare alla Verna, devi continuare a lavorare. Cioè, se uno dicesse queste cose dell'Arcadia, se le dicesse, magari poi prenderebbe anche un sacco di voti e ci sarebbe un tantame, e allora ecco, c'è il discorso culturale e questo qui, capisci? Poi invece l'ultimissima roba di Natascia, no, sul Veneto, te lo dico perché domani in Italia la Chiara siamo in Veneto, a Motta di Grenza, a noi ci hanno chiamati quelli di Veneto Stato, di cui parlano a Barcellona sui quotidiani, in Italia ne parla nessuno. E lì quello che potevamo dire è, voi secondo me dovreste dire che voi volete vivere in uno Stato federale. Se l'Italia diventa una Repubblica federale, mi sta bene. Se l'Italia non diventa una Repubblica federale, noi vogliamo la secessione, perché il Veneto avrà una Costituzione federale. Cioè, a me mi sembra una roba così banale, così logica, se qualcuno della Lega vede Marone, ditegli santo cielo, no? Questa roba qui che sta facendo è una cosa serissima. È una cosa serissima, con il referendum tu vedi come la pensa la gente, no? E poi già che ci siete, segnate che sulla gente, il 9 novembre, tutti a Barcellona, perché perché lì sarà una giornata storica e interessante. Giancarlo, con te ha solo un problema, che non mi fanno parlare, quindi non riesce a dire niente. Comunque, no, però quella cosa lì la dice, prima la dice. Quella cosa lì la dice. Prima la testa. Vi ringrazio tutti, grazie per essere intervenuti. Vi annuncio già che da inizio aprile organizziamo un incontro in cui discutiamo i pro e i contro dell'euro. Vi aspettiamo, grazie. Gracias.